Iscriviti ai canali Blue Voice Live e Rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Attiva la campanellina per ricevere le notifiche e abbonati se vuoi vedere video senza pubblicità. Buona visione! Per concludere, ciascuno scelga il cibo che digerisce meglio. Poiché sarà più facile trarre da esso l'energia che contiene se l'organismo disporrà del tempo necessario per riposarvi, prima che si trovi ancora nella necessità di assimilare nuovi alimenti. Il latte deve essere sorseggiato, ciò per evitare il formarsi nello stomaco di un deposito di caseina che ostacola l'azione dei succhi gastrici. È bene ingerirlo a piccole dosi, in modo che le particelle che si formano vengano facilmente assimilate. Gli agrumi sono dei potenti antisettici. I cereali, il riso in particolare, sono antitossici molto efficaci. Ora che abbiamo spiegato quello che occorre al corpo denso da un punto di vista puramente materiale, ci proponiamo di esaminare la questione da un punto di vista occulto, tenendo conto dell'effetto prodotto sui due corpi invisibili che compenetrano il corpo denso. I muscoli e il sistema nervoso cerebrospinale costituiscono la vera fortezza del corpo del desiderio. L'energia spesa da una persona sotto l'impulso di una forte emozione, per esempio della collera, ne è la prova. In tal caso il sistema muscolare è completamente teso. Nulla è così spossante come un eccesso di collera, a seguito del quale il corpo può restare prostrato per intere settimane. Quindi si comprende come sia necessario dominare i nostri sbalzi di umore e migliorare il nostro corpo del desiderio. Ciò risparmia al corpo denso le sofferenze risultanti dalle azioni incontrollate del corpo del desiderio. Approfondendo la questione, vediamo che nel mondo fisico noi siamo consci di quello che ci circonda grazie all'incessante lotta che avviene tra il corpo del desiderio e il corpo vitale. Il corpo vitale ha una tendenza generale a rinnovare il corpo denso, lavora per restaurarlo. Si esprime soprattutto mediante il sangue, le ghiandole e il sistema nervoso del gran simpatico. È riuscito a raggiungere la fortezza del corpo del desiderio, che si esprime tramite il sistema nervoso volontario e il sistema muscolare, allorquando ha cominciato a trasformare il cuore in un muscolo volontario. Il corpo del desiderio tende a provocare l'indurimento del corpo fisico. Ha invaso il settore del corpo vitale impadronendosi della milza ed elaborando i globuli bianchi che, lungi dall'essere i difensori dell'organismo come la scienza attuale ritiene, invece sono dei veri e propri distruttori. Il corpo del desiderio si serve del sangue per trasportare in tutto il nostro organismo questi minuscoli demolitori. Essi attraversano le pareti delle arterie e delle vene, ovunque vi siano dei disordini prodotti soprattutto dalla collera, in quanto l'irruzione improvvisa nel corpo del desiderio delle forze eccitate della collera fa allargare le vene e le arterie ed apre la porta ai globuli bianchi, che così invadono i tessuti e sono alla base dell'accumulo delle sostanze terrose non assimilabili che lentamente minano il nostro corpo. Col medesimo regime, le persone di temperamento gioviale e sereno vivono più a lungo ed hanno una maggiore vitalità di quelle che si tormentano in continuazione o cedono all'ira. Questi ultimi creano e diffondono nell'organismo una maggior quantità di globuli bianchi che non i primi. Se si potesse esaminare il corpo in questi due tipi di individui, si vedrebbe che chi ha un buon carattere è infinitamente meno carico di materia terrosa di chi è scontroso. La distruzione di cui parliamo
avviene incessantemente. È impossibile sbarazzarsi dei fattori che la creano e non è d'altra parte una cosa auspicabile. Se nulla frenasse l'azione del corpo vitale, questi non cesserebbe di costruire e a tale scopo userebbe tutta la sua energia. Non vi sarebbe nessun risveglio di coscienza, nessun pensiero. È per il fatto che il corpo del desiderio oppone ostacolo a questa crescita, indurendo le parti interne del corpo denso, che la nostra coscienza trova modo di svilupparsi. In un lontano passato, noi emettavamo dei sedimenti, delle protuberanze all'esterno del corpo, come i molluschi. In conseguenza di ciò, il nostro corpo era anch'esso molle, flessibile e privo di scheletro. E in quel primitivo stadio di formazione possedevamo la coscienza assai vaga che hanno attualmente i molluschi. Prima di poterci evolvere, era necessario che coltivassimo nell'interno del corpo delle sostanze dure. Si constata che il grado di coscienza delle specie è in rapporto allo sviluppo dello scheletro interno. Bisogna che l'ego disponga di ossa solide col relativo midollo osseo, in quanto questo gli consente di costruire i globuli rossi, grazie ai quali può esprimersi. Questo è il più alto livello di sviluppo del corpo denso.